Si archivia anche l'edizione 2016 di Oro Arezzo, la 37esima edizione, e si apre quindi il tempo dei bilanci. Dove viene? Vengo dal Libano. Sì, noi amiamo sempre lavorare con le ditte italiane qui. Arezzo è molto famosa e celebre il mondo della gioielleria. Com'è questa fiera di Arezzo, Oro Arezzo? Quest'anno credo è andata meglio e speriamo che sarà delle tante aziende che vengono dall'esterno, perché tante ditte hanno lavorato un po', ma quest'anno credo che ci sarà più opportunità. Per quanto riguarda le vendite, ancora è troppo presto per dare un bilancio definitivo. Ci sono stati numerosi contatti e speriamo si concretizzino in degli ordini sostanziosi per le aziende. Quali sono i mercati più interessanti? I mercati più interessanti rimangono senza dubbio i mercati dei paesi arabi e il Nord America. È stata un'edizione, per quanto riguarda l'organizzazione, ha fatto dei miglioramenti, dei passi chiaramente molto importanti. I clienti, sicuramente qualche cliente è venuto a mancare rispetto agli altri anni, però sai, una fiera è sempre anche un punto di incontro, perlomeno parlo per quello che produco io con la mia azienda. Comunque siamo contenti, soddisfatti. Ecco, tanti buyer previsti, com'è andata per quanto riguarda le vendite? Noi, la nostra azienda ha i buyers molto riservati, cioè molto, non sono molti praticamente, abbiamo pochissimi buyers che acquistano semilavorati. Quelli che abbiamo invitato anche da parte nostra sono tutti chiaramente venuti e abbiamo parlato e qualcosa abbiamo, insomma, stato fatto. L'obiettivo era aprirsi a nuovi mercati, l'obiettivo di questa edizione anche per la situazione un po' in stallo del settore. Com'è andata con i nuovi mercati? Ma con i nuovi mercati solo dei piccoli contatti abbiamo avuto. Io credo che non sia questa qui la fiera giusta per aprire anche nuovi mercati, perché in fase di crescita ci sono altre fiere molto più grandi, internazionali, tipo Hong Kong, tipo Bangkok, che forse sono più adatte. Siete soddisfatti? Ma io gli animati sono soddisfatto e sono anche contento per quello chiaramente che abbiamo fatto. Sperando sempre nel meglio, però bisogna pensare che anche il mondo com'è, in base al mondo com'è, siamo contentissimi. L'edizione ci ha soddisfatto dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento stesso. Purtroppo ci sono problematiche a livello internazionale che impediscono al settore orafo, al comparto orafo tutto, di procedere bene. Siamo un po' spaventati, speriamo che nel futuro prossimo le situazioni cambi. Ecco, un mercato fermo e poche vendite? Il mercato è bloccato da situazioni, come ho detto, internazionali, che non dipendono più dalla nostra capacità artigianale, dalla nostra capacità produttiva. È un sistema di globalizzazione per cui se per assurdo scoppia una bomba ad Istanbul o c'è un problema a Teheran o c'è un problema in un altro paese a noi molto lontano, il giorno dopo abbiamo dei problemi importanti per la vendita dei nostri prodotti. Quindi è un sistema che oramai si è avvicinato molto dall'Italia al resto del mondo. Non esiste più nessuna distanza, siamo in difficoltà per questo. Direi che è stata un'edizione positiva se consideriamo la situazione del mercato attuale in tutto il mondo. Diciamo che ci sono tantissime difficoltà, specialmente per i beni di lusso come il nostro. Però diciamo che si sono visti i compratori, qualcosa è stato fatto, quindi direi che è positiva. Tanti visitatori, e le vendite come sono andate? Diciamo, le vendite sono state, diciamo che i compratori sono cauti negli acquisti, perché chiaramente l'instabilità non porta ad avere fiducia e quindi a sbilanciarsi. Però si vede che c'è la voglia ancora di acquistare, credono ancora nel gioiello, diciamo. Diciamo sufficientemente bene. C'è da elogiare l'organizzazione, il look, però insomma come clienti forse si aspettava un po' di meglio. Ecco, poche visite, tante visite, vendite? Diciamo non molte visite, diciamo su una sufficienza. Come vendite più o meno abbiamo venduto a clienti che conoscevamo, poca gente nuova e poche motivate. Cosa vi aspettavate?
un po' di meglio, ma purtroppo il mercato adesso non è che tira molto, quindi non è che c'era da aspettarsi molto di più, onestamente. Quindi in Italia, all'estero? No, noi facciamo quasi esclusivamente estero e quindi i clienti che abbiamo avuto quasi tutti esteri. Da dove? Europa, più che altro, Europa dell'Est, Spagna, questi sono i mercati più presenti. Ecco, era anche entrata ai nuovi mercati, all'apertura verso i nuovi mercati questa edizione, come è andata? Sì, diciamo sono venuti dei mercati tipo ex Unione Sovietica, però non mi sembrano ancora molto pronti per, o hanno problemi per importare, oppure il momento è brutto anche per loro, quindi non è stato molto di successo. Le maggiori richieste quali sono state? Maggiori richieste di prodotto, diciamo, sono catene d'argento, noi siamo conosciuti per le catene, quindi da noi vengono clienti che hanno bisogno di catene. Direi che è stata un'edizione assolutamente soddisfacente. Da parte nostra abbiamo contribuito a far incontrare la domanda con l'offerta, questo ci siamo abbondantemente riusciti, visto la presenza di oltre 450 delegazioni provenienti da oltre 80 paesi del mondo e 650 espositori. La maggior parte degli espositori è soddisfatta, però purtuttavia dobbiamo riconoscere che il momento anche all'interno di questo comparto è abbastanza complicato, perché i paesi dove normalmente si esporta hanno delle condizioni geopolitiche particolarmente complesse e difficili. Proprio per questo abbiamo guardato verso altri territori, verso gli Stati Uniti. Non è un caso che a questo evento ci sono oltre 50 delegazioni provenienti dagli Stati Uniti, e quindi credo che complessivamente direi che se dobbiamo dare un risultato, direi che è stato un risultato positivo. Un'apertura ai nuovi mercati, l'avete richiesta, c'è stata? C'è stata, l'abbiamo richiesta, l'abbiamo cercata e l'abbiamo voluta, direi, perché appunto partendo dal presupposto che questo territorio è particolarmente specializzato soprattutto in certi paesi, è ovvio che quando vanno in crisi quei paesi il nostro territorio soffre, quindi abbiamo cercato gli Stati Uniti, abbiamo cercato i paesi ex Unione Sovietica, ma anche paesi asiatici come la Malesia, che cresce in questo momento a 2 punti di PIL. Ecco, in un momento di bilanci però dobbiamo guardare anche le vendite, qual è il bilancio delle vendite? Guardi, per quanto riguarda le vendite dobbiamo dire che dobbiamo verificare e vedere tra qualche mese con questi nuovi contatti che cosa comportano e che cosa soprattutto comporteranno. A sentire gli espositori c'è ottimismo per quanto riguarda questi nuovi contatti, quindi ci auspichiamo che questi si concretizzino davvero in fatturato importante, che vuol dire occupazione soprattutto nel nostro territorio. È sicuramente un momento molto complesso per il settore, è andata molto bene dal punto di vista dell'affluenza degli operatori e noi abbiamo avuto oltre 18.000 ingressi in questi giorni di fiera. È evidente che in questo momento i mercati principali stanno soffrendo e gli ordini sono molto prudenti. Ho incontrato importanti operatori di Dubai con budget anche di 10-12 milioni di ordinativi, penso Jawara, penso altri con cui ho avuto modo di parlare direttamente. È evidente che parlando con gli operatori mi dicevano che la grandezza media dell'ordine rispetto allo standard è di un terzo della metà, quindi è ovvio che in questo momento è assolutamente fondamentale avere momenti di promozione, ma è anche importante che la situazione mondiale in qualche modo si sblocchi. Ecco, tanti complimenti per l'allestimento, una delle più belle fiere, hanno detto tutti gli espositori, però poche vendite, come diceva lei, un mercato fermo. Beh, è ovvio che il mercato va stimolato anche con eventi come questo, cioè il mercato soprattutto nei momenti di calma ha bisogno di nuova modellistica, ha bisogno anche di entusiasmo, quindi avere dei momenti in cui comunque c'è modo di matchare il compratore con il venditore, c'è modo di proporre le linee nuove, è assolutamente fondamentale. Devono avere una cadenza più o meno pari a quello che è la durata degli ordinativi, quindi almeno ogni 2 mesi ci deve essere un momento di promozione. Poi se questo lo riusciamo a far proseguire grazie alle tecnologie, quindi attraverso fiera virtuale, attraverso le app, sicuramente migliora, però il contatto fisico, il rapporto con il compratore sicuramente può generare
una ricrescita che ovviamente dipende anche appunto dalla partenza di certi tipi di mercato, dal recupero di potere d'acquisto, dal recupero di valore del petrolio e tanti fattori, però noi dobbiamo assolutamente essere aggressivi in questo tipo di mercato. Dipende anche dai nuovi mercati che sono arrivati comunque qua ad Arezzo. Assolutamente sì, i nuovi mercati possono proporre e produrre tanto, è ovvio che i nuovi mercati creano anche tanti nuovi problemi per l'esportazione, per affrontare le problematiche doganali. In tutto questo sia le associazioni di categoria ma insomma anche le fiere si adoperano perché riusciamo a ricreare delle condizioni anche di flussi molto tranquilli di merci all'estero. Devo dire che il fatto che sia stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per noi è una garanzia enorme che il settore dell'oreficeria sarà centrale nel rilancio dei Made in Italy nel mondo.